in località Pezzoro, in direzione del Monte Guglielmo. C'è più neve adesso che è primavera che questo inverno. Monte Guglielmo, percorso 3 ore. Incredibile, ma vero. Strada dissestata, transito consentito ai mezzi fuori strada. Italiano, sezione Valtompian. Strana cartina questa, eh? Comunque questo è il rifugio CAI 1269. Questo tratto qua è quello che ho fatto in con Defender, e poi da qui Monte Guglielmo 1948. Se si sale da lì, Monte Guglielmo, 1 ora e 50. C'è una pozza per abbeverare gli animali su là, è la cima del Guglielmo dove si vede il santuario del Redentore. Sono le 11 e
12.40, 12.40 dovrei esserci. Ci siamo quasi alla cresta, per cui superato quello abbiamo tutto il crinale che porta in vetta. Sulla la cima del Guglielmo, cosiddetto Redentore, la chiesetta del Redentore. Ciao. Siamo in orario. Wow. Lorenzo? Stefano? Cesare. Cesare. Vabbè. Riuniti qui davanti a Papa, come si chiama? Papa Giovanni e Paolo VI. Paolo VI. Ok. Ciao. In realtà è Giovan Battista Montini, diventato Papa con il nome di Paolo VI, dal 63 al 78. Presolana. Quella è la direzione, quello è il massiccio della Presolana. Là. Comunque, anche questa costruzione così enorme non mi piace proprio per niente. Preferisco che le montagne siano lasciate come erano, senza niente. E l'uomo invece continua a costruire simboli, simboli, simboli. E iniziamo a scendere, salutiamo e ce ne andiamo. Comunque giornata bella, quello che si vede sullo sfondo, quello scuro, è tutto smog. Sì, tutto smog, perché là ci sarebbe il lago di Garda in fondo e non si vede niente, e praticamente qui sotto c'è la Valtrompia. E quello è smog. Lavora, lavora, e quello è il risultato. Sì, perché fra le altre cose la Valtrompia è famosa per la fabbrica di armi, e in questo periodo penso che il lavoro non manca. Incredibile, eh? Questa mattina era completamente coperto di neve, ora non c'è più niente, è sparito tutto. Dai, la macchina,
piazzale era pieno di neve. Prepariamo per passare la notte. I'm talking about money. I'm talking about money. I'm talking about money.